Salve a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video sul canale di Joker Pro Gamer, che quest'oggi farà una reaction sul nuovo trailer di Joker Folie 2, il secondo trailer che è uscito esattamente oggi nel video, che non so se sarà caricato nella giornata odierna o il giorno successivo. Quindi, bando alle ciance, direi di iniziare a fare la reaction. 2 anni fa il nome Arthur Fleck colpì Gotham come un uragano. Il processo del secolo. Credono che Arthur Fleck sia una specie di Martin. Beh, non lo è. È un mostro. Quella risata. Quando ho visto Joker, quando ho visto te. Una volta nella mia vita non mi sono più sentita sola al mondo. Tu che pensi, Arthur? Ti senti anche tu una star? Si va in scena. Tu puoi fare tutto quello che vuoi. Tu sei Joker. Si guardi intorno, guardi queste persone. Non permetterò più a nessuno di voi di disprezzarmi. Be happy again. Ho il vago sospetto che non stiamo dando al pubblico quello che vuole. È vero. Il vestito rosso. Diamo al pubblico quello che vuole. Allora, ovviamente avevo la maschera, non potete vedere la mia espressione. Rispetto al secondo trailer, questo mi è piaciuto un po' di più. È stato più impattante, si è vista molta più roba. Presumo, che ne avevo già parlato nella prima reaction, vi consiglio di andarla a trovare la mia prima reaction al primo trailer. Sono ancora convinto che Harley Quinn nel film veramente non esista, sia tutta una proiezione mentale. Cioè, secondo me è sempre quella parte del subconscio del Joker che le dice: tu sei appunto, avete visto come ho detto nel film, tu puoi fare tutto quello che vuoi, tu sei Joker. Quindi secondo me è quella parte nascosta all'interno di Arthur Fleck che gli dice: tu è inutile che vuoi cercare di ritornare a essere una persona normale, tu sei e sarai sempre Joker. Quindi penso che sia più una metafora, un'immagine quasi reale della sua parte di Joker. Harley Quinn sarebbe in realtà, dal mio punto di vista, la parte di Joker che è all'interno di Arthur Fleck. Oh, ripeto, questa è una mia reazione in base al trailer, poi lo scopriremo vedendo il film. Però se mi chiedete la mia opinione è questa. Altrimenti mi auguro che sia una cosa reale, che Harley Quinn sia effettivamente in carne e ossa, non sia una proiezione mentale, non lo sappiamo. Abbiamo visto, rispetto al primo trailer, più connotati musical, e come ho detto nel primo video reaction, lo ribadisco di nuovo,
Per me, fino a quando è amalgamato al concetto di follia e pazzia, si incastra bene. Quindi rimango fermo ancora a questa teoria. Il film lo andrò a vedere. Come ho detto nel primo trailer, spero di andarlo a pubblicizzare in cosplay. Vi ricordo che ho fatto il cosplay di questo Joker e anche quello di Heath Ledger, ovviamente. A breve farò anche il cosplay del Joker di Jack Nicholson. Sono veramente in attesa. Non vedo l'ora di andarlo a vedere proprio il giorno stesso, il day one, che ricordo il 2 ottobre esce da noi, mentre negli altri stati mi pare il 3 o il 4 ottobre. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate. A proposito, ho sentito dire che forse potrebbe esserci un ultimo trailer, come all'epoca del primo film, il final trailer, probabilmente durante il periodo del Festival di Venezia, quindi stiamo parlando di fine agosto, cosa altamente probabile perché un final trailer ci sarà sicuro. Ora, non so se sarà a fine agosto o metà fine settembre, secondo me sarà a fine agosto con molta probabilità. Detto questo, spero che il video vi è piaciuto e la reaction vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta lasciate tanti like e commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale, mi raccomando, vi voglio sempre attivi e carichi. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo trailer, che leggo ovviamente i commenti e cercherò ovviamente di rispondervi quando posso. Saluto con tutto il mio cuore il grandissimo orrorosore, vi ricordo di passare al suo canale e ovviamente collega. Detto questo, dal vostro amatissimo Joker Pro Gamer, direi che è tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!